personaggio che ospito, come gli altri, il superlativo non bisogna mai adoperarlo per non offendere il prossimo, che ospito con grande piacere perché, devo dire, da tanto tempo, noi siamo amici da lunga pezza, ho sempre chiesto, abbiamo sempre telefonato per averlo in studio, ma è un personaggio che raramente si concede alle glorie di una telecamera, preferendo invece quelle del cinema e del teatro, perché lui nasce come attore di teatro. Peccato che oggi sia una situazione un po' anomala per quanto riguarda la struttura tecnica ad ospitarlo, comunque è una gioia avere in studio Thomas Milian. Thomas Milian. Ciao, ciao. Ho detto prima della tua, mentre gli altri vanno via, della tua difficoltà ad apparire in televisione. Perché? Ma perché, cioè, perché sono timido e cioè qui non sono dentro al personaggio de Nico, sì, de Monnezza, qua so io. Allora, cioè io credo, almeno io faccio l'attore precisamente per essere qualcuno che non sono io, qualcuno che vorrei essere io. Cioè non so le domande che mi farai. E questo ti crea una condizione di... No, no, poi oggigiorno nel cinema, lo sai com'è combinato il cinema, cioè stiamo in una situazione piuttosto brutta, anche se il mio film Delitto Formula 1 sta incassando molto, grazie a Dio. Però, come è giusto, il pubblico, quanti telespettatori c'è? Ah, milioni e milioni di telespettatori. Quanti milioni? Non li ho contati oggi, però... Siamo 56 milioni contro uno. Uno, sì. E sono tanti, eh. Cioè, qua uno si rischia la carriera. Senti, Thomas, tu sei arrivato in Italia quanti anni fa? Io sono arrivato in Italia, a proposito, sono le nozze d'argento con l'Italia, perché sono esattamente quest'anno 25 anni. 25 anni che sei in Italia. Vorrei raccontare, con l'aiuto tuo ovviamente, la storia, la vita di questo attore. Incominciando dai genitori, perché abbiamo il piacere di avere queste foto che gentilmente tu ci hai portato, e sono i tuoi genitori, mamma e papà. Di dove sono? Mia madre e mio padre di Cuba. Cuba. Sì. E tu adesso che stai parlando con me, stai parlando un po', diciamo, il cubano, perché l'emozione ti riporta forse alle tue origini. Beh, certo, dopo 30 anni d'assenza, vedere mia madre e mio padre in televisione è un po' così. Ti crea questa situazione. Perché tu parli benissimo romano quando vuoi. Ma certo, io ho imparato, io sono arrivato a Roma nel 59, sì, e ho imparato l'italiano per le strade di Roma, perché cioè mi hanno portato qua, devo fare la storia, tutta la storia. Adesso incominciamo, tu hai iniziato facendo, eri a New York prima. Ero a New York. Facendo tanti mestieri. Sì. Adesso qui mi hanno addirittura, ecco, coperto, ecco, hai fatto anche l'imbianchino. Sì, sì, dipingevo, quello era lo studio di un fotografo. Sì, facevi l'imbianchino. Sì, che dipingevo lo studio, così poi lui mi faceva le fotografie per far l'attore, quelle così da... E l'occasione con lo spettacolo quando è nata? Cioè io a New York facevo teatro. Teatro. Sì, noi abbiamo studiavo all'Actor Studio di New York. Ecco, noi abbiamo qui un manifesto, sì, che ti riguarda. Che sì, manifesto è questo? Questo di uno, si chiama Maidens and Mistresses at Home at the Zoo, è un titolo molto lungo, però fu una commedia scritta apposta per me, che io recitai off-Broadway, e lì mi videro Jean Cocteau e Giancarlo Menotti, il direttore del Festival di Spoleto. E quindi andasti a Spoleto? E mi offrirono di andare a Spoletto, ma io in quella epoca non parlavo l'italiano, ho detto che non posso andare perché non so parlare l'italiano. Allora mi hanno detto che era una pantomima, io facevo il mimo. E quindi? E allora andai a Spoleto, dove fece una pantomima, infatti, di Cocteau, sotto la regia di Sefirelli. E qui abbiamo un telegramma di Cocteau che si complimenta nei tuoi confronti. Sì, ma se complimenta per... cioè lui infatti lo dice lì. Sì. E il coraggio del nostro ballerino, perché... cioè, perché dovevo fare questa pantomima. Il giorno prima dell'andare in scena, io dovevo fare una mossa come che saltavo verso il pubblico, no? Sì. Allora, era l'epoca dei beatniks, no? Dei ribelli. Anch'io ero un ribelle in quell'epoca.
e uno un ribelle mi teneva da qua, l'altro ribelle mi teneva da là. Allora io dovevo fare come che saltavo verso il pubblico e il ribelle di qua, credo che non l'ero molto simpatico, e me lasciò andare via. Ah. E cascai dentro l'orchestra e mi aprì questo braccio dove mi diedero 17 punti e mi mandarono all'ospedale. All'altro giorno c'era la prima e io, cioè il medico diceva, avevo tutte le budelle di fuori, il medico diceva... Le budella? Le budella. Le budella del braccio? Del braccio, sì. Vabbè, cioè, insomma, e come si chiama? E il dottore ha detto, questo non può andare in scena perché le si stacca tutto, mi hanno fasciato. E io dicevo, io qua me la sto a giocare tutta, dopo fare l'imbianchino, dopo fare l'ascensorista, dopo fare il marinaio negli Stati Uniti, cioè io me stavo giocando tutto. Era la tua grande occasione. Esatto. E allora che cosa feci? Nell'ospedale, dico, l'unica cosa, cioè, il finale era un po' pericoloso perché dovevo fare un altro salto, mi si poteva staccare tutto. Allora quello che feci io, mi permessi di cambiare il finale di Cocteau per una cosa un po' più tranquilla. Chiesi il permesso a Menotti. Menotti chiese il permesso a Cocteau e Cocteau disse che come l'avevo fatto io era più Cocteau che come l'aveva fatto lui. Beh. Allora andai in scena e piacque molto, non so se per il coraggio o per la bravura, però insomma lì mi vide Mauro Bolognini. E iniziò la tua carriera, tu hai fatto film con registi importantissimi. Sì. Bolognini, Maselli, Visconti, sì. Antonioni. Sì. E poi a un certo momento Bertolucci, a un certo momento è arrivato che cosa? È arrivato l'incontro con questi personaggi popolari, con due personaggi soprattutto che ti hanno dato un'immensa popolarità. Sì. Come è accaduto, come è avvenuto questo incontro con questi personaggi? Questo incontro con questi personaggi già veniva da una volta che io feci un film con Nani Loi che si chiamava Un giorno da leoni, sì. Dove dovevo fare, cioè uno che faceva la borsa nera, un romano di Roma, e lì io in quell'epoca mi prendevo troppo sul serio, cioè ero sempre tipo dall'actor studio con i problemi, con le cose, rompe scatole insomma, e in quel film io presi il gusto all'ironia, però finito il film l'ironia passò, io continuavo con i miei guai, le cose, e poi continuavo perché ero sotto contratto con Cristaldi, con la Vides per 5 anni. Sempre pieno di debiti, di buffi, di cose, eccetera. E... Ma perché non ti pagavano? No, mi pagavano, però proprio... Tu spendevi? Sì, infatti. Sperperavi? Ecco, sperperavo. E allora, quando finì il contratto, 5 anni dopo, io, se potevo, non c'avevo una lira, e mi offrirono, nella epoca dei western, sì. E mi offrirono il primo western, che a proposito, oggi c'è Stelvio Cipriani che fece le bellissime musiche del film. E mi offrirono questo primo western. E io lo feci, in quell'epoca tutti si cambiavano nome se volevano chiamare con altri nomi. Sì. E io affrontai questo personaggio e da lì io piacque nel western, un western serio, vabbè, il personaggio. E quindi serio. Praticamente ma iniziò la seconda vita di Thomas Miller. Sì, no, ma lì incominciai, questa è la seconda parte, lì incominciai a fare allora Cuccillo che faceva ridere. Sì. Incominciai a prendere il gusto alla commedia. Poi a un certo punto... Entrò, poi non mi volevano più perché non mi vedevano vestito così, ah. Cioè non mi vedevano sempre con gli strasci del western. Allora io feci un film quasi, quasi gratis con Stelvio Massi, sì. Perché la gente si abituasse a che io mi potevo vestire anche da... Con gli abiti civili? Da persona civile. E feci questo film e da lì allora apparvi nella mia vita Bruno Corbucci, che mi disse che io avevo fatto un film, no, avevo visto un film in America, si chiamava Serpico. Allora lui venne col produttore e mi dissero ci piacerebbe fare un film alla Serpico. Ma a me fare un film alla qualche cosa, certo, non mi è mai era piaciuto. Era un'imitazione. Esatto, mi piace rischiare di persona. Allora io disse, vabbè, allora facciamo una cosa. Questo personaggio è un poliziotto, un uomo semplice. Se questo uomo semplice va a vedere Serpico e le piace il personaggio, diciamo che lui vorrebbe essere come lui. Certo. Dico allora io lo faccio con la condizione che nella mia stanza del film del personaggio mettete un manifesto dal Pacino ah.
che dice che, cioè di Serpico, un topolino che si chiamava Serpico, e partiamo da lì apertamente a fare questo personaggio. Però loro mi diedero la scelta, disse: già che tu parli con l'accento, facciamo sì che, io prima mi doppiavo nei film, sì, western, sì. Dice: facciamo sì che tua madre sia romana e tuo padre sia spagnolo. E io con il, che voglio, cioè volevo, perché amo questa città e amo questo popolo, cioè, e questo non è rufianeria, perché io proprio rufiano no. No, ma Thomas è uno che parla, è che parla vero. Volevo che questo fosse proprio romano di Roma. E allora io avevo sentito questo doppiatore, Ferruccio Amendola, sì, che era eccezionale, perché non aveva i toni accademici. E allora io chiesi a Bruno, le dicevo, io vorrei essere doppiato da lui, perché io voglio che questo sia romano proprio al 100%. E così nacque questo personaggio. Cioè io, diciamo, il fatto di voce volto, no? Però qua c'è la voce di Ferruccio che è eccezionale. È volto mio, vabbè, che lì mi difendo. E poi c'è anche una cosa molto importante che non si parla mai, che è l'anima, che è il sentimento. Che, e poi si vede, credo, secondo me, mi accusano di dire parolacce. Queste parolacce dipende chi le dice e come le dice. Perché si vede, e io quando le dico, non le dico per offendere, le dico perché uno che, cioè, perché lo slang che parla di oggi, come magna, come certo, si dice, che parla come magna, non può dire ma vada a quel paese, a quel paese, la prego, ecco, vada a quel paese, ecco, mi sta scocciando, non mi rompa le scatole, le scatole, ecco, è un po' pochettino più vero, esatto. E allora noi abbiamo iniziato, il primo, che era Squadra Anticipo, dove ero singolo. Nel secondo era Squadra Antitruffa, ancora singolo, c'era un sacco di donne. Nel terzo, Squadra Antifurto, sì, lì conosco la mia fidanzata. Nel quarto, Squadra Antimafia, mi sposo. Sì. Nel quinto mia moglie rimane incinta, sì. Nel sesto mia moglie partorisce, nel settimo il bambino c'ha 3 anni, Paquito Fabbrini, sì. Ciao Picchi, che voleva, cioè, sì, che voleva molto saluto, bravo, ecco. Sì. E, nel poi, settimo? Poi dopo lui c'ha 7 anni, sì. Poi lui continua a crescere, poi adesso in questo, in delitto a Formula 1, mia moglie rimane incinta un'altra volta. Però non partorisce. No. Allora, come questo film va molto bene, spero che il pubblico italiano serva da padrini a questa creatura che deve nascere nel prossimo. Certo. Ecco. Ah, cioè il pubblico inizia, fa da padrino. Certo, perché fa da padrino, se non vanno a vedere il film, cioè, la bambina delitto non in Formula 1. Esatto. Allora, nel prossimo nascerà la creatura. E la seconda. La seconda, la seconda. Ancora se ne possono fare di figli, mica è finita. Beh, poi speriamo. Diventi nonno, speriamo. Poi bisnonno. Vabbè, cioè, stiamo qui ad aspettare. Senti, parliamo della famiglia. Tu hai parlato della famiglia di finzione cinematografica. Sì. Qui abbiamo un tuo figlio, no, ti tengo il microfono, e abbiamo tua moglie. Che importanza hanno avuto nella tua vita di uomo queste due persone? Un'importanza addirittura, come si può dire, la cosa più importante che mi ha potuto capitare. Cioè soprattutto la costanza e la pazienza di mia moglie. Perché tu non sei un personaggio facile. Non ero un personaggio facile. Adesso credo che sono diventato un personaggio facile. Non ero un personaggio facile perché dovevo, cioè io appartengo a una minoranza. In un certo senso ero sempre uno straniero, in un paese straniero. E il romano è un popolo che non permette a nessuno che viene da fuori, cioè che si permetta di fare il romano. Guardate che a me me lo hanno permesso. Questa intervista di Thomas Biglia è un'intervista unica, perché è un personaggio vero, ci sta parlando qui e dice tutto quello che sente. E mi piace molto, tu non sei mai venuto, ma stavolta vieni, è come se fossi venuto tutte le settimane per la lezione che stai dando. Cioè sta dicendo, il romano non ammette che un personaggio straniero parli il dialetto romano, così gli altri ovviamente abitanti delle altre regioni. Invece nei tuoi confronti c'è stato questo atto d'amore, no? Eh beh sì, immenso, immenso, ed è reciproco. E allora, cioè, per me è stato molto dura, perché
Io sono molto timido, come penso che si intuisca. Sì, si vede, si vede. Si vede, si sente, credo. Vabbè, io per entrare in questo personaggio, cioè non è facile con una troupe romana incominciare a fare, hai capito, lo spaccone, eccetera, eccetera, dire le parolacce, però io lo dovevo fare. E allora bevevo un po', ed ero arrivato quasi già a 4 litri di vino al giorno, un macello, proprio un macello, un disastro, un ubriaco fracino. Ma vi prego, perché adesso Milian, se se lo sente, ci dà una lezione che serve a molti altri. Allora, niente, questo fatto del bere era diventato, ormai pensavo che non avrei potuto più restare se non era con la protezione di questa, di questo alcol. E non me ne fregava niente, cioè ero ubriaco, recitavo, dicevo tutte le parolacce, qua, là, eccetera. Poi però a un certo punto, quando fece La Luna di Bertolucci, mi levarono la barba, mi tagliarono i capelli e io per la prima volta fece me stesso nel film La Luna, e che era un padre immaturo, eccetera, eccetera, come ero immaturo io. Credo che se no non avrei scelto di fare questo mestiere e aver sofferto tanto per questo mestiere. E nella scena finale, quando io diedi uno schiaffo a mio figlio del film, pensavo che non ce l'avrei, che non ce l'avrei più fatta, e mi misse, cioè un po' me commossi, eccetera. Allora io stavo veramente, quel che si dice, facendo come la canzone di Vasco Rossi, una vita spericolata, ma proprio spericolata. E io le dissi a mia moglie, dico, senti un po', dico, io qua mica posso continuare avanti. No, dico, smetto questo mestiere, però io sto dando la vita per questa roba qua e non ce la faccio. E allora tu mi volevi fare una domanda ben precisa, credo, cioè... Io te la faccio perché tu me la autorizzi. Cioè, sta dicendo Thomas Milian una cosa che riguarda la sua vita, una cosa importante. C'è un uomo che a un certo momento ha perso il senso di conoscere se stesso, di agire con le proprie forze ed aiutarsi con elementi estranei alla nostra volontà. Esatto, perché non volevo... Che è l'alcol, esatto. Che è la droga. Certo, per gli altri la droga. E a un certo momento hai trovato la forza in te stesso, hai fatto un viaggio. Io racconto un viaggio, hai conosciuto un personaggio che si chiama Sai Baba e che io vorrei far vedere adesso al pubblico italiano. Si chiama Sai Baba questo personaggio, che vive in India e che ha tanti discepoli e che ha tanti seguaci. E questo personaggio, del quale molto hanno parlato le cronache di tutto il mondo, ha avuto un incontro con te anche molto difficile, perché addirittura non ti voleva ricevere. Voleva avvicinarsi a te. Beh, addirittura... No. Io stavo lì seduto, in un certo senso, dentro. Cioè, uno va... io ho deciso di andare là. Avevo letto su un giornale di questo uomo, di questo santo uomo che faceva dei miracoli, delle cose. Vabbè, io ormai non sapevo, come si dice, a che santo pregare ormai. E le dissi a mia moglie, guarda, dico, senti un po', dico, io qua... Dicono che questo uomo faccia dei miracoli. Faccia dei miracoli, delle cose, eccetera. Io ci provo, perché... Dice, ormai devo provare. Ci devo provare. Lei mi ha detto, va bene, se tu pensi che ti faccia bene, comprai 2 o 3 libri suoi, cominciai a leggere, me ne andai in India. E allora arrivo in questa comunità e non avevo letto ancora che nel libro, che quando lui esce, per esempio, uno si deve fermare dove sta. E c'erano tutte queste persone sedute. Io mi avvio e corro verso dove stava lui, e una persona di fuori mi disse che mi dovevo levare le scarpe, mi disse, the shoes, in inglese. Io guardai le scarpe, io avevo degli stivali alti così fino a qua. Me levo gli stivali e li metto in questo, dove c'erano tutte scarpette basse, 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 umile, e c'erano questi 2 stivali stronzi lì in piedi, in mezzo a... E questo fu il primo contatto che avevo io con la mia realtà. Dico, mazza, che stronzi, ma gli stivali. E allora mi misi a correre e andai davanti lì, davanti al maestro, mi sedete lì,
Io pensavo, dico, Thomas Millian, dove sei finito? Mamma mia, se te vedessero in Italia. E allora, però, vabbè, di ogni modo, però scusa. Sì. E allora, niente, lui passò e un indiano che stava accanto a me mi disse, perché lui materializza della cenere. Che si chiama Vibhuti, che fa dei miracoli, eccetera. E allora io mi comprai un pacchetto grandissimo di cenere, anche se lui le esce dalle mani, sì. Io comprai quella cenere che si compra al negozio, e ce l'avevo così qua. E le dico all'indiano, dico, senti un po', dico, come si deve fare qua, perché benedica sta roba? E se tu, quando lui passa, alzi le mani e lui la tocca. Allora io così, alzo le mani. Ah, e lei se lo devi chiamare Swami, che vuol dire maestro. Maestro. E io mentre stavo così, c'erano altri italiani che avevano i cavoli loro. Ha avuto un'avventura, cioè, ha avuto un'avventura uguale il fratello del presidente del consiglio Bettino Craxi. Il fratello di Craxi oggi è discepolo, sì, infatti, di Swami, sì. E sta in India. Ha venduto tutto e sta lì. Ecco, allora io niente, stavo lì e dicevo, così stavo aspettandolo, dicevo, veramente Thomas Millian, dove sei finito? Come sei ridotto? Passa e dico, Swami, e va di là. Dico, però se non mi ha sentito. E se adesso quando torno dico più forte. Dico, Swami, se ne va. E le dico all'indiano, senta, dico, ma io non le piaccio. E dice, no, non è che non le piace, dico, un motivo ci sarà. Allora, per fare una storia breve perché è lunghissima, sì. Se non finiamo mai. Al 12° giorno ho capito una cosa. Il fatto di quegli stivali là. Il fatto dell'egocentrismo, il fatto dell'umiltà. Allora io, anche se so Thomas Millian, penso un po' che la gente, a volte c'è invidia, ma... E io ho avuto l'umiltà di inginocchiarmi. Prima mi vergognavo il primo giorno, ma... Scusi perché mi distrago un pochino. No, ti distrago perché stanno parlando con Tocchigno, perché tocca anche a Brasile. Scusami. No, perché in questo momento, cioè... Allora. Stavo a parlare d'umiltà, sì, scusate. Sì. E allora, niente, mi inginocchiai lì e le chiesi la grazia. Un quadretto tuo, un quadretto suo, le chiesi la grazia. E la grazia viene, mi sono reso conto, quando uno ha l'umiltà di essere deciso dentro se stesso, a rinunciare a tutto. E quando uno diventa come un bambino... Cioè, quando uno... L'unica cosa che voglio dire, guarda, perché questo è un discorso molto difficile, ma io dico a tutta la gente che ha i ragazzi, che hanno il dramma che c'è oggi in Italia, droga, alcolismo, tutti gli altri problemi delle persone, chi si mette a far brigatista, chi si mette a fare quell'altro, tutto per disperazione. Io dico, questo discorso non è un discorso perché non c'entra niente con il mio film Formula 1. Certo. Vabbè, però dico che finché c'è vita c'è speranza e che non bisogna lasciarsi abbattere. E che, come io ho trovato Sai Baba, cioè un altro può trovare, è sempre un fatto d'amore, un fatto di fede, un fatto di speranza. E sapere che c'è speranza quando c'è fede. Grazie Thomas. Thomas, ti abbiamo conosciuto in una veste completamente diversa. Abbiamo dimenticato di parlare del tuo film, Il delitto in Formula 1 sarà un altro successo, nasce questo figlio, nasceranno tanti altri film, ma soprattutto abbiamo partecipato alla nascita di una nuova faccia che non conoscevamo, perché c'era lo stesso ovviamente, di Thomas Millian, un uomo vero, un uomo che racconta se stesso, le proprie angosce, le proprie paure, i propri momenti negativi, ma che ha avuto la forza e l'umiltà, come ho detto, di vivere questi momenti, di superarli e di recuperare il senso della propria vita, della propria dignità e del proprio amore nei confronti del prossimo. Bravo Thomas.